Volon Bright, siamo qui con Simona Lecchi, presidente della rete centrale Sana Italiana OMS. Signora Lecchi, quali sono le strategie che la rete Città Sane adotta sul tema della salute mentale? Allora, noi ci siamo incontrati qui a Torino proprio perché questo tema della salute mentale, che è uno degli aspetti più complessivi della salute, che è intesa proprio dall'OMS come salute globale, quindi fisica, relazionale e mentale, è un aspetto abbastanza innovativo per quanto ci riguarda e quindi volevamo confrontarci tra città e con esperti per riuscire ad arricchire le nostre informazioni e le nostre conoscenze. Le nostre strategie sono sempre indirizzate in ottica di prevenzione. Quello che riusciamo a fare come comuni è quindi quello di provare a lavorare sulla prevenzione, se possibile prevenzione primaria, quindi riuscire a intervenire prima creando delle comunità inclusive. Ci siamo confrontati su quali sono ad esempio gli aspetti che fanno sì che una comunità sia inclusiva, per cui riteniamo ad esempio che dove i cittadini saranno partecipi di una scelta, mettere una comunità alloggio, inserire un progetto ad esempio di ascolto o comunque di un servizio rivolto a persone con disagio mentale, devono essere coinvolti e abbiamo visto che figure come quelle di facilitatore di comunità possono essere un aiuto. Un'altra delle nostre strategie in termini di prevenzione è quella di lavorare più complessivamente sulla globalità, avendo attenzione al tema della disuguaglianza di salute rappresentata dalla salute mentale, ma se rinforziamo ad esempio le capacità genitoriali delle famiglie e dei genitori, riusciamo a fare un supporto anche per quei genitori più fragili e quindi fare un'azione di prevenzione rispetto alla salute dei loro ragazzi. Altrettanto cerchiamo di investire sull'autonomia delle persone con appunto disagio mentale, investendo su ad esempio appartamenti in cui possano svolgere una vita autonoma. Quindi quella che è la nostra strategia è ovviamente non sottrarci alla necessità di prendere in carico, e lo fanno i servizi di salute mentale molto bene, quelli che sono i disagi già conclamati, ma provare a lavorare sulla prevenzione, una prevenzione quindi che possa dare maggiore autonomia e possa essere rivolta alla collettività affinché appunto venga anche poi eliminato quello che è lo stigma che hanno le persone nei confronti di chi ha un disagio mentale. Salute mentale e disuguaglianza, perché sono legati tra loro? E quali sono gli obiettivi che la rete promuove a tal proposito? Sì, gli ultimi studi che abbiamo visto oggi proprio al nostro meeting denotano come le disuguaglianze di salute siano assolutamente legate con la malattia mentale. Non è detto quindi che società ricche come quella statunitense siano le società dove si sta meglio dal punto di vista della salute mentale, proprio perché società molto ricche possono essere società molto diseguali. Quindi l'obiettivo, la strategia della rete è far sì che sia consapevolezza degli amministratori, dei sindaci, degli assessori, di quanto il ridurre le disuguaglianze di salute sia una strategia anche di benessere più complessivo sulle singole persone. In questo senso è assolutamente da tenere presente il fatto che ognuno di noi può ammalarsi appunto di depressione, abbiamo visto oggi, c'è una tendenza a una maggiore incidenza nelle persone che hanno ad esempio altre patologie somatiche che siano diciamo croniche, e dobbiamo quindi, conoscendo alcuni diciamo, fattori predisponenti, anche diciamo, un certo tipo di legame con la famiglia, conoscendo questi fattori predisponenti noi riusciamo a lavorare sul fronte delle disuguaglianze, e quindi la nostra stella polare è un po' l'indicazione dell'OMS, attenti che non è che dove appunto le persone stanno tanto bene e tanto male, in realtà ci sia una comunità che riesce ad accogliere anche il diverso, perché di fatto il malato di patologia mentale viene spesso appunto stigmatizzato come il diverso, no, sono le comunità più accoglienti che invece questa inclusione è fatta. Ringraziamo Simona Lecchi per la sua disponibilità e da Volon Bright è tutto. Ciao!